Ida Di Benedetto, produttrice di Paura d'Amare, ma anche attrice. Sì, io sono prima attrice e poi produttrice. Se non fossi stata un'attrice di un certo tipo, non avrei mai potuto, non mi sarebbe mai venuto in mente di fare la produttrice, perché non sono un imprenditore, di fatto sono un'attrice. Com'è nata l'idea di questa fiction? È nata dalla Rai come premio del dopo Caravaggio, siccome il Caravaggio è stata un'opera piaciuta molto sia al pubblico che alla Rai stessa. E allora a quei tempi Agostino Saccà mi ha voluto premiare e mi ha detto: non hai fatto mai una serie, te la do io una serie, te la do io. E mi ha dato una serie che è questa. Mi ha fatto leggere il soggetto di Maria Venturi, che Maria Venturi poi è una scrittrice che noi conosciamo molto bene, ha regalato tante cose alla RAI. E quindi ho letto ed era una storia molto intrigante, piena di temi importanti dentro, non delle banalità. Quindi il tema del precariato, il tema del, appunto, di questo personaggio principale, il protagonista, ricco, ma come dire svuotato da questo suo modo di essere, un po' come dire indotto ad essere in un certo modo e quindi frustrato totalmente, non sa manco chi è dentro, in profondità. L'incontro con la ragazza che viene da un mondo completamente opposto, quindi povera, e questa ragazza educata da una nonna, quindi le ha inculcato dei valori molto forti, potenti, quindi il valore dell'essere umano è una cosa per la ragazza che ha appunto motivo e la spinta portante della vita, cioè avere dei valori. E lei su questo, siccome poi è dotata di una personalità, quindi paradossalmente lei è una ricca interiormente e lui è un ricco esteriormente. E quindi sarà lui ad avvicinarsi al mondo di lei, piuttosto che il contrario. Quindi questa già è una cosa... Lei invece ha il ruolo di una pittrice cattivissima. Il regista, ne abbiamo parlato anche con gli scrittori, quindi è una cattiva che ha dei momenti di grande umanità. È una cattiva, in qualche modo è stata indotta da una accoglienza in quella famiglia, lei che ha sposato il primo figlio di questa grande famiglia, il primo rampollo, diciamo, che poi questo marito morirà e qui nasce un altro mistero. Però lei ha sedimentato negli anni un desiderio di vendetta, perché è stata accolta, lei povera, lei terrona, viene da Napoli come me, e quindi era una che insomma non era né blasonata né ricca e quindi era stata trattata un po' così con sufficienza. E lei, siccome una donna orgogliosa, un artista, quindi con una sensibilità anche particolare, per cui questo lei l'ha veramente sedimentato dentro in anni e in anni di sopportazione, fino a quando esplode questa sua vendetta mano a mano. Ed è un personaggio appunto che ha delle sfaccettature, non è cattiva, solo cattiva, no, si capisce che c'ha dei momenti di grandissima di slancio, di umanità,